Grazie, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per averci dato la possibilità di essere qui a presentare questo progetto che nasce, che la cui ideazione risale al 2014, ma che ha avuto una lunga gestazione, perché è un progetto che nasce dal confronto con i territori e dall'inclusione, in questo caso non di tutti ma di tutte le realtà di Dolomiti UNESCO, che è costituita da 9 sistemi ripartita su 5 province. Quindi cosa significa in concreto essere Dolomiti UNESCO? Significa ragionare in termini di sostenibilità del territorio, di inclusività, perché essere patrimonio mondiale significa dover pensare a tutti, essere Dolomiti di tutti, non solo dei residenti, non solo di chi arrampica, non solo di chi ha la fortuna di potersi muovere agilmente in questi territori. E significa anche includere congiuntamente tutti questi territori, quindi le varie province a cui facciamo riferimento. Dolomiti Accessibili nasce con questo proposito, nasce includendo varie associazioni, fra cui anche la vostra, Asionlus, scusate. Abbiamo collaborato con le associazioni per individuare dei percorsi concretamente, per riportarli su una mappa, sul sito Visit Dolomites, per valutarne la percorribilità. Siamo riusciti quindi ad individuare, senza la necessità di fare lavori, ma semplicemente andando a fare una ricognizione dell'esistente, siamo riusciti ad individuare e mappare 36 percorsi e 13 punti di osservazione sul territorio. Sembra una piccola cosa, ma il fatto di realizzare questa mappatura e di realizzarla con tante persone ci ha permesso di creare un progetto solido, di realizzare un progetto che potrà avere un futuro sviluppo, un futuro coinvolgimento di tanti attori, non so, impiantisti, piuttosto che rifugisti, piuttosto che il mondo, diciamo, anche di tutta l'imprenditoria che si muove attorno alla montagna, in modo da proseguire con questo progetto che ha sì una funzione sociale, ha sì una funzione identitaria nel senso dell'inclusività dei vari soggetti dell'arcipelago dolomitico, ma anche una funzione turistica, dove riteniamo che la declinazione dell'inclusività e della sostenibilità possa e debba passare anche attraverso i valori del riconoscimento UNESCO. Quindi non presentiamo un progetto che c'è, ma credo che presentiamo un progetto che evolverà. E su questo penso che con le associazioni e con i territori ci siano le migliori premesse per proseguire con concretezza su questa strada. Vi ringrazio. Grazie. Abbiamo un video, abbiamo realizzato un video che mi pare fosse in corso di trasmissione. E la campagna di questo video e le informazioni di questo video hanno raggiunto molte riviste anche a livello nazionale, quindi credo che sia una buona promozione del territorio, perché non si tratta solo di numeri, ma di qualità dei messaggi che andiamo a proporre e di qualità anche di spessore del territorio. Abbiamo tanto un territorio con tanti valori, non solo paesaggistici, ma anche umani. E credo che con questa campagna siamo riusciti in qualche maniera a trasmettere questa dimensione anche valoriale. Grazie. Grazie.